Skagen Falsten 2, sicuramente il più bello Android Wear in commercio. Qui siamo su Spazio Tech, io lo sto provando da un po' e ora sono pronto a dirvi come va. Ma prima di tutto, sigla! Per la forza di Grayskull! Mi sa che abbiamo sbagliato la sigla, è quella dell'altra cartella, sì. Con questa intro molto simpatica, spero insomma di avervi fatto venire in mente tanti bei ricordi. Per me He-Man è uno dei personaggi preferiti. Ma stiamo divagando, io sono qui per parlarvi dello Skagen Falsten 2. Lo Skagen Falsten 2 per me è l'Android Wear più bello che c'è sul mercato. Questo perché con le proprie linee rotondeggianti e minimali, secondo me sposa alla perfezione il concetto appunto di smartwatch. Quindi non deve sembrare assolutamente un orologio venuto dal futuro o banalmente non deve sembrare un orologio giocattolo. Per me non è il primo contatto con lo Skagen Falsten 2, infatti io già lo vidi a IFA di Berlino dove sono stati presentati una pletora di nuovi Android Wear che condividono insieme al Falsten 2 lo stesso hardware. Questo perché? Perché come si evince dal nome, il Falsten 2 è un upgrade del Falsten 1. Il Falsten 1 era difficile riuscire a piazzarlo sul mercato, soprattutto a giustificare l'elevato prezzo, perché esso aveva delle grosse, grossissime lacune sotto il lato hardware. Il Falsten 2 invece punta a colmare queste lacune. Questo perché? Perché ora lui integra l'NFC. Veramente utilissimo, dato che ora Google Pay è arrivato in Italia e io già lo sto utilizzando veramente tantissimo. In più può essere utilizzato ovviamente l'NFC per accoppiare tutti quei dispositivi che ne hanno la compatibilità, come banalmente le fotocamere. Io lo utilizzo moltissimo con una Sony Alpha 7. Inoltre troviamo anche un lettore di battito cardiaco, cosa che invece il Falsten 1 non aveva e quindi in questo caso potremmo utilizzare anche lo smartwatch banalmente per dell'attività fisica, anche se il cinturino in pelle ci fa capire che l'azienda non ha proprio come direzione quello dello sportwatch. Comunque sul sito potrete trovare dei cinturini in silicone o elastomero a un costo di 30 euro, 30 dollari, quindi in quel caso potreste trasformare il vostro bellissimo e super minimale Skagen Falsten 2 in uno sportwatch un po' meno bello però. Con il primo modello condivide alcuni aspetti estetici, come per esempio la cassa da 40 mm e i cinturini da 20 mm. Il display sul Falsten 2 è un 320x320 pixel e come detto la cassa è da 40 mm. Per molti questo potrebbe essere un problema, per me personalmente no, perché io ho un polso molto piccolo e quindi lui si sposa veramente alla perfezione, soprattutto non mi fa sembrare l'orologio un orologio di Ben 10. Allora lo faremo a modo mio. Io lo sto provando da diverso tempo, lo sto utilizzando, l'ho utilizzato anzi come uno sportwatch e come un normale smartwatch e mi sono fatto la mia idea. Allora, lui è assolutamente apprezzabilissimo, è piacevole nell'utilizzo, ma non in tutti i contesti. Perché se pensate di utilizzarlo come uno sportwatch, io ve lo sconsiglio. Questo perché lui comunque non è affidabile come uno sportwatch, soprattutto non è affidabile come una fascia cardio. Certo, banalmente, se volete andare a fare una corsetta, lui è alquanto preciso. Anche Google Fit, che è migliorato, si è evoluto durante questo periodo, è più vicino alla concorrenza, però comunque rimane sempre un prodotto, secondo me, non per quelle persone che utilizzano oppure pretendono di utilizzare un indossabile per allenarsi oppure che hanno un obiettivo ben preciso. Il display invece avrei gradito uno step in più di luminosità, soprattutto in quelle situazioni dove si necessita un ulteriore boost. Però per il resto non ho avuto particolari problemi a vedere sotto il sole e comunque non mi ha dato noie. Il display, come detto, è una risoluzione buona, un 320x320 pixel, si riesce a leggere benissimo le notifiche, le chiamate e soprattutto lo si riesce a sfruttare veramente, veramente con piacevolezza. Le note negative però secondo me sono legate al processore, lo Snapdragon 2100 non è assolutamente all'altezza. Infatti troveremo alcuni impuntamenti, alcuni lag, specialmente quando si chiede di fare delle operazioni molto, molto evolute.
o comunque operazioni concatenate. Io spesso ho trovato problemi quando ho dovuto stoppare un cronometro e allo stesso tempo mi è arrivata una notifica e mi è partito l'assistente di Google. Insomma, ho avuto dei rallentamenti. Sicuramente con la nuova versione dei Qualcomm troveremo quella piacevolezza nell'utilizzo che vediamo sulle concorrenti. Personalmente la batteria invece mi ha stupito, perché io sono riuscito a farci un giorno tranquillo quando l'ho utilizzato come uno smartwatch, quindi con il battito con il cardiofrequenzimetro attivo, con il GPS attivo. Un giorno l'ho fatto tranquillamente, sono arrivato a sera e ovviamente dovete dargli poi una botta di carica. Invece, non utilizzandolo come uno smartwatch, sono riuscito a superare abbondantemente il giorno. Infatti una mattina sono rientrata alle 4 e lui comunque aveva ancora l'11% di batteria. Quindi in quel caso andate veramente sul sicuro, di più non riuscite assolutamente a fare, almeno per ora queste sono le limitazioni della scelta di un orologio di questo tipo. Ma a chi è rivolto questo prodotto? Beh, questo prodotto è rivolto a tutte quelle persone che puntano al design. Come me, io ho difficoltà a portare uno smartwatch, questo perché spesso li vedo troppo giocattolosi o comunque fuori contesto, e quindi spesso volentieri preferiscono non portarli, pur amandone alcune funzioni, come per esempio l'NFC, che ultimamente lo sto utilizzando veramente tanto con Google Pay. Lui invece chiude perfettamente il cerchio, ha un design bellissimo e appunto è il design che ti fa ripagare e ti fa soprattutto chiudere un occhio su tutti questi piccoli problemini di lag e impuntamenti, che però, devo essere sincero, come ho detto, si vedono solo ed esclusivamente nel momento in cui però gli si chiedono delle operazioni concatenate oppure delle operazioni più complesse. Lui del resto va benissimo. Io nell'articolo che è presente su Spaziatech ho inserito anche dei codici sconto da dove l'ho acquistato, e quindi io vi invito ad andarvi a leggere la recensione scritta, vi invito a lasciare un like, a condividere, ma soprattutto di attivare la campanella, perché se no non vi arrivano le notifiche dei nuovi video, e qui su Spaziatech ne stanno arrivando veramente veramente tanti.